chiusura del parco suburbano San Francesco di Alcamo a causa del non rinnovo della convenzione che dava in gestione il parco all'associazione Laurus. Motivazioni e proposte di soluzioni avanzate dal presidente dell'associazione Giuseppe Cavarretti. Ci tenevo innanzitutto a così disinnescare una polemica che non è neanche una polemica, ma che forse sui social sta montando e viene cavalcata da più parti in maniera forse ingiusta. Il parco è stato chiuso poiché la convenzione quinquennale che ci ha visto affidatari, credo con ottimi risultati, è venuta a scadere. Semplicemente abbiamo posto all'attenzione dell'amministrazione, come giusto che sia alla chiusura di un ciclo, una relazione molto dettagliata su ciò che è stato fatto, ciò che ancora ci sarebbe da fare, ma soprattutto su alcune criticità. Laurus ha tutta la volontà, essendo viva e vegeta come associazione sia ad Alcamo che al di fuori del nostro territorio comunale, la volontà di continuare questa avventura, ma vogliamo farlo nel migliore dei modi. Quali sono le problematiche e quale potrebbe essere la soluzione? Il nostro modestissimo parere: il parco necessita di una illuminazione permanente, necessita di un sistema di videosorveglianza efficace che possa essere di deterrente contro i numerosi atti vandalici di cui siamo state vittime. Quale sarà il prossimo passo per poter rivedervi in attivo? Capiamo che ci possano essere dei problemi o comunque delle tempistiche burocratiche che vanno certamente rispettate, delle programmazioni che l'amministrazione fa e di cui chiaramente non devono rendere conto a noi. Tuttavia la nostra volontà non è quella chiaramente di mollare, ma è quella di continuare come e meglio di prima. Ovviamente lo spirito della gestione del parco, come prevista dalla convenzione, che non ce la dobbiamo inventare, esiste già, è quella di assoluta gestione gratuita da parte nostra. Ora però occorre, sempre a nostro avviso, una messa in sicurezza del parco e un sostegno così economico, ma che è già previsto dal regolamento per le attività culturali. Tanti messaggi e incontri di sostegno e di solidarietà che abbiamo ricevuto, non ultimo da esponenti politici, in maniera trasversale, tanto di opposizione quanto di maggioranza. Non vogliamo che questa vicenda però assuma i toni dello scontro o che venga cavalcata per finalità che non sono quelle della tutela di un bene comune. Per questo auspichiamo che quanto prima ci possa essere un tavolo tecnico con l'amministrazione nelle quali possono essere prese in accoglimento le nostre richieste. Sottolineo con amarezza che lì si fermano le nostre possibilità, chiaramente è volontà e facoltà dell'amministrazione qualora fosse nelle intenzioni di disporre del parco in altro modo.